Ciao popolo blucerchiato! È finita! Milan Samp 1-1. Va bene? Va bene. L'1-1 mi sta bene. Mi sta bene perché ho visto una Sampdoria bella, decisa, coraggiosa, con le palle, fino al momento dell'espulsione di Adrien Silva. Poi, da lì in poi, va bene. Allora, va bene. Va bene perché è stato tutto un mix di emozioni caricati. Io stasettimana, ragazzi, l'ho patita. Stasettimana senza Sampdoria l'ho patita tantissimo. Domenica mi sono svegliato per andare a lavoro. Io lavoro da lunedì al venerdì. Domenica mi sono svegliato, mi sono vestito con la divisa per andare a lavoro. Mi dico, ma cosa stai facendo? Ma visto che lavoro non ci posso andare in pigiama. Ma guarda che è domenica. Io senza la Sampdoria perdo la cognizione del tempo, ragazzi. Cioè, già di me sono mezzo scemo. Senza la Sampdoria che mi dà anche le direttive per capire quando è sabato e domenica e quando non lo è, ciao, io sbarello proprio. Quindi veniamo alla partita. Partita che mi sono goduto a pieno, perché nella prima mezz'ora ero proprio comodo, stavo mangiando le polpette fatte in casa. Certo, qua una bella polpetta, guarda che bella polpetta che c'è qua, belle polpette fatte in casa, una bella birra media. La partita con una Samp bella, bella, perché fino ai primi 20 minuti abbiamo giocato solo nell'area di... no, nell'area di rigore no, però solo praticamente nella metà campo del Milan. Coraggiosi, coraggiosi, che provano finalmente, anche se non facciamo gli Eurogol, le cose fatte bene, non importa, almeno ci proviamo, almeno ci proviamo, e quello è l'importante. Cavolo, Gabbiadini stava per fare qualcosa di... che, boh, non sa neanche lui che cosa, però stava per fare un Eurogol. Donnarumma l'ha capito subito, ma non è lì, boh. No, però già anch'io mi stavo preoccupando. Madonna, che atteggiamento carico, bello aggressivo. Poi ragazzi, Damsgaard, io ogni volta che lo vedo giocare mi fa impazzire. Io questo ragazzo lo adoro, lo adoro. Poi ha fatto anche lui i suoi errori, perché cavolo, quando gli è andato quella palla in aria che non è riuscito a controllare bene per poi calciarla, lo ammetto, fosse stato Leris al suo posto, sarei già andato a Milano a piedi a prenderlo a manganellate, con un manganello proprio di plastica, di quelli che, con cui ci gioca mia figlia. Non lo so, chiunque altro, Berezinski stesso, l'avrei odiato a vita. Però Damsgaard no. Damsgaard non si può odiare, perché questo ragazzo ha due piedi fatati. Ha due piedi fatati. Io lo adoro. Damsgaard, fortissimo. Io spero che rimanga da noi il più lungo possibile. Non veniamo subito a giugno. Se dobbiamo farci una bella plusvalenza, facciamola almeno l'anno prossimo, facciamola stare ancora un anno qui, l'anno prossimo vale ancora di più, e allora o tra due anni poi si può vendere, però se riusciamo a tenerlo, per me è anche bene. Detto ciò, venendo alla partita, gran gol di Quagliarella. Questo è il gol d'esperienza. Teo Hernandez ha fatto un errore e Quagliarella subito l'ha capito, ha visto Donnarumma fuori dai pali, pum! Destro secco, bellissimo, bellissimo. Chapeau per il capitano. E tutti quei fenomeni. Rigorella, se fa il rigore solo sul rigore. Ma chi? Ma chi? Ma dove? Ma guardate, silenzio, rosiconi. E io mi girano le scatole veramente, non aver vinto solo perché avevo voluto rinfacciare a tutti quelli che... Ranieri out! Adesso non lo dite più, adesso vabbè, mannaggia, 1-1, però se avessimo vinto, nessuno avrebbe detto Ranieri out oggi, nessuno, neanche Giampaolo, che forse ritorna, no, sto scherzando, neanche chiunque speri di subentrare a Ranieri, neanche Ferrero che spera di trovare un allenatore che prenda meno di Ranieri. Detto ciò, poi ragazzi, il gol è comprensibile, perché secondo me fino al momento del gol, se stiamo a vedere le due squadre come giocatori singoli e come gruppo, noi abbiamo giocato meglio, perché loro hanno giocatori tecnicamente più forti. Non si può dire che siamo allo stesso livello, loro tecnicamente sono più forti, lo dimostra anche la classifica parla più che chiaro. Però noi stavamo giocando in maniera grintosa, e questa è una cosa che mi ha lasciato veramente allibito ma contento. Quindi ero carico, pronto a vedere una Sampdoria strappare tre punti. Poi quando abbiamo fatto quel gol ho detto dai che magari riusciamo a vincere davvero. Poi gol comprensibile perché il Milan comunque stava trattassando, e sì, va bene che è andata bene, che poi alla fine sul tiro di Kessié a porta spalancata, quasi alla fine la palla è andata sul palo. Però ragazzi, diciamoci una cosa, obiettivamente non mi sarebbe andata giù vedere il Milan vincere, perché
per quanto, ripeto, il Milan abbia giocato meglio, il Milan ha giocato mezz'ora con un uomo in più e ha pareggiato tre minuti dalla fine con Auge, che ha fatto due gol in campionato con quello di oggi. Quindi, diciamo le cose come stanno. Il Milan, se avesse giocato con tanta voglia e tanta continuità come ha fatto per quasi tutto il campionato, perlomeno per la prima metà, ci avrebbe battuto. Ma oggi non è stato così. Oggi abbiamo giocato meglio noi, abbiamo avuto tanta grinta, tanto carattere. Mi è piaciuta la Samp. Non mi è dispiaciuto il Milan, perché non è che mi è dispiaciuto, non è che abbia fatto schifo. Aveva poca voglia, poco grintosi, tanti rientravano dalle nazionali, anche noi alcuni. L'unico che non ha giocato in nazionale è Fernandez, che è l'unico che ha cappellato clamorosamente. Oltre a Adrien Silva, il doppio giallo, perfettamente evitabilissimo. Però va bene così, ragazzi, va bene così. Un punto in casa del Milan va benissimo. Abbiamo fatto un favore anche ai tifosi dell'Inter, che adesso hanno la grande opportunità di allungare ancora più due e di andare verso questo scudetto. A me basta che non vinca la Juve. Detto ciò, ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube. Adesso è tornato il campionato, meno male, mi siete mancati come il pane a colazione, anche se non si dice, va bene. Ciao popolo blucerchiato!